Ben ritornati a Berna, amici appassionati di ginnastica. Seconda giornata di gare ai campionati d'Europa dedicati ai senior. La nazionale italiana sta per ripartire Oltralpe proprio qui dalla Svizzera, ma nel 2015 ai campionati del mondo a Glasgow ci eravamo lasciati così. Noi già guardiamo anche al prossimo quadriennio, quindi ci siamo un po' guardati negli occhi tutti quanti e come siamo stati una squadra durante la competizione e abbiamo provato a reagire agli errori senza magari raggiungere il risultato, già adesso stiamo reagendo e... Stop un attimo, ferma tutto, ferma un attimo. Che è successo? Ci siamo trovati ai campionati europei di Berna e vogliamo far vedere che siamo ancora qui, più determinati che mai. E ce la metteremo tutta per dimostrare quanto l'Italia vale veramente. Abbiamo due nuovi membri, Enrico e Marco, che ci daranno una mano, un giovincello, un altro un po' meno, però è sempre una roccia, quindi daremo il massimo. Forza Italia! La ginnastica è uno sport meraviglioso, anche perché ha un punto di vista tutto particolare. Ce lo spiega Mattia Tamiazzo, che ha girato l'Europeo di Berna a testa in giù. Ecco, stiamo arrivando dentro il palazzetto, stiamo percorrendo il tunnel, tutto questo in verticale. Vediamo Centazzo e Pedrotti davanti, per favore spostatevi perché sennò non ce la facciamo. Qui fa freddo, la temperatura è fredda, ma gli animi degli atleti sono più che caldi e sono pronti per questo campionato, d'Europa. Questo è il nostro punto di vista, a testa in giù, ma ciò non vuol dire che vediamo le cose al contrario, anzi le vediamo bene e il focus è sempre indirizzato sulla miglior prestazione. Abbiamo fatto una buona preparazione, una lunga preparazione per questo campionato d'Europa. Scusatemi il fiatone, ma fare un percorso lungo per gli europei a testa in giù non è proprio da tutti. Ecco, ciao a tutti, ho fatto un bel giretto a testa in giù per tutta l'Europa. Speriamo di portare adesso positività e tenere un'ottica verticale precisa per tutto il tempo di gara. Siamo nella training hall insieme a Sergio Caspeschi, che ci spiega adesso l'importanza di questi momenti preliminari alla gara per quanto riguarda il riscaldamento delle squadre. Sì. Se forse voi riuscite a vedere quante squadre qui sono presenti e poi squadre di grande valore, allora questo è importante di entrare in gara, ma proprio partendo dalla palestra di warm up, come entri e dopo per riscaldamento, per fare le cose, perché se vai direttamente là, forse quello palazzetto avete visto già è gremito eccetera eccetera, bisogna entrare gradualmente. E allora i ragazzi stanno provando, si riscaldano i motori come Formula 1, e allora noi praticamente questo paddock di Formula 1. Allora, semaforo rosso, stiamo per partire, in bocca al lupo. Crepi lupo, sì, semaforo rosso, aspettiamo segnale verde. Un'altra componente meno visibile ma altrettanto importante delle nostre discipline è rappresentato dalla giuria. Abbiamo incontrato i due giudici italiani presenti qui a Berna per conoscere insieme a loro l'altra faccia della medaglia. Io sono Carlo Nobili e lui è Paolo Laghezza. Mi sento di dire che rappresentiamo l'Italia, io sono del nord e lui è del sud, per cui tutta l'Italia è rappresentata nella giuria. Stamattina abbiamo partecipato alla riunione tecnica. Io sarò impegnato nella giuria al cavallo con maniglie, come giuria E, nella gara di qualificazione, e lui, Paolo, nella gara all'anello. Questa è l'ultima competizione con questo codice, infatti dopo le Olimpiadi ci sarà l'inserimento del nuovo codice dal 2017, per cui dovrebbero aver acquisito tutti gli elementi e anche tutte le regole. Speriamo di non trovarci in difficoltà con qualcuno che ancora non ha assimilato bene il programma. Saremo particolarmente severi, non lo so se saremo particolarmente severi, saremo giusti. Questa, come sapete, è una delle ultime gare importanti prima delle Olimpiadi. Abbiamo visto gli esercizi di tutte le nazionalità precisi e tirati quanto più possibile. Abbiamo visto anche delle belle nazioni nuove, degli outsider, mostrare esercizi con delle note di partenza significative. Speriamo che i nostri facciano benissimo e che noi siamo quanto più precisi e imparziali si possa dai giudici.